Radio Circuito 29 presenta Ora di Punta. Spazio Ora di Punta del martedì, come protagonisti gli animali. Oggi raccolgo una protesta da parte di molte associazioni animaliste perché si parla anche sui quotidiani di sperimentazione sui macachi, e fra le tante proteste c'è anche quella di EMPA, e noi ne parliamo stamattina con Lella Gialdi. Buongiorno. Buongiorno, sì. Molti hanno visto l'inchiesta dell'Associazione Essere Animali sui macachi sperimentati nell'università, ed è stata una cosa orrenda. Poi scopriamo che a Parma, non solo a Torino, ma anche presso l'Ateneo dell'Università di Parma, si sì. farà questa sperimentazione, e veramente a Parma siamo sconvolti. Quindi entriamo di proprio di testa e di cuore in quella che è la protesta che sta crescendo in tutta Italia, con eventi, blitz, picchetti, cortei, eccetera. A Parma venerdì questo, in Piazza Garibaldi, dalle 18 alle 20, ci sarà un tavolo di informazione, e sabato 22, sempre a Parma, ma anche altre associazioni fanno una serie di iniziative. Sabato 22 alle 18 in Piazza Garibaldi una grossa manifestazione. Sì. Cosa succede? Che con un finanziamento di 2 milioni di euro, avete sentito bene, 2 milioni di euro, saranno sottoposti a questo, chiamiamolo studio sperimentazione molto virgolettato, perché noi ovviamente animalisti la pensiamo molto diversamente, saranno fatte delle iniziative traumatiche, fortemente traumatiche, su 6 macachi. Durerà questo ben 5 anni. In che cosa consiste? Viene creata una lesione unilaterale della corteccia visiva primaria, in modo da stimolare il livello di sofferenza che è richiesto e atteso come grave. Sì. Quindi questo già ci dà, queste sono le parole degli sperimentatori, già questo ci dà un quadro della sofferenza di questi animali. Dopo 5 anni saranno soppressi. È partita quindi da parte della LAV, perché tutte le associazioni si stanno muovendo, ed è giusto così, e soprattutto tutta la popolazione si deve muovere, una campagna di mobilitazione, di richiesta, una petizione di richieste di appoggio da parte dei cittadini, per chiedere al Ministro della Salute Giulia Grillo di bloccare questo studio. In questo modo si spera di bloccare, anche perché, parliamoci chiaro, in concomitanza con l'esperimento sugli animali saranno coinvolti anche dei volontari umani per esami su questo, perciò insomma è tutto discutibile da parte nostra. Certi settori hanno una campana diversa. Sì. Invito quindi tutti non solo a partecipare a queste manifestazioni, ma anche andare sul sito della LAV. Non c'è concorrenza tra associazioni, c'è certo. supporto morale e anche, diciamo, oggettivo, pratico. Su chance.org Slay, ci vediamo liberi. Ecco, andate e firmate questo. Dobbiamo essere una marea di firme per chiedere al Ministro della Salute di bloccare questa orribile cosa. Allora Lella, entriamo nella tua sede EMPA. Quanti animali abbiamo da dare in adozione? Poi ti chiedo anche i contatti. Sì, tantissimi, gattini, gattoni, conigli principalmente in questo periodo, poi tanti altri, ma questa è l'emergenza. Perfetto. Quindi, allora, chiamateci allo 0521 99 25 19, oppure una mail parma@empa.org. E come sempre io ringrazio la nostra Lella Gialdi, ti auguro buona giornata. Buona giornata a tutti e lunga vita ai macachi. E buona giornata anche da parte mia, ci ritroveremo domani mattina come sempre 9-10 minuti. Da Michele Bianchi per oggi è veramente tutto, Magazine termina qui, a domani. Circuito 29 Magazine.